Che giornata del cazzo. Due giorni a Juventus-Inter. Che malinconia. Che malinconia. Sì, c'è attesa, ma non l'attesa come gli scorsi anni, non lo so. No. Forse sarà per la batosta della nazionale, sarà per tante altre cose. Un senso di ridimensionamento del nostro calcio. Cioè. Su cui si è parlato molto. Lo stesso Moggi che ha detto che da quando c'è stata Calciopoli. Oddio. Non direi, certo, in qualcosa ha influito, qualcosa ha influito, più che altro perché per questioni di mentalità, ma non per, io penso che il calcio italiano avesse cominciato la parte discendente già prima del 2006. Farò un video su questa storia. Adesso su Juve-Inter. Ma diciamo che le due squadre non scoppiano di salute, almeno prima della sosta era così. Io onestamente vedo pareggio vittoria dell'Inter. Questo è il mio pronostico, vedo pareggio vittoria dell'Inter. Diciamo che un pareggio starebbe meglio a noi che a loro, perché loro hanno ambizioni scudetto, noi con un pareggio non... il risultato di prestigio, si resta al quarto posto, al momento non vedo altro. Paradossalmente chi ha più da perdere in questa partita è proprio l'Inter. Essendo che le motivazioni sono molto nel calcio, la Juve l'unica motivazione che ha è comunque fargli lo sgambetto. Loro comunque hanno ambizioni di classifica. Diverso sarebbe un eventuale finale di Coppa Italia, se ci arriviamo. Se ci arriviamo, eh. 1-0 di Firenze, sì, è un bel risultato. Però ti basta prendere un gol nei primi minuti e il vantaggio è già bello che è andato a puttane. Quindi una partita senza entusiasmo, perché loro, non lo so, noi siamo quelli che siamo, vabbè, loro li vedo un po' giù di corda, soprattutto dal punto di vista morale. Chi saranno i protagonisti? Per l'Inter Lautaro, perché Lautaro viene caricata a mille. Per noi, ma Morata, Morata per me. Dybala dovrebbe essere fuori. Dybala. E oggi Sport Mediaset portava Dybala out. E questo è un out molto significativo. Tutte le squadre che giocano contro l'Inter schierano il De Vrij di turno, chi ha orecchie per intendere intenda. Non tutte schierano il De Vrij di turno. Si poteva gestirla meglio sta storia di Dybala, onestamente, però se deve essere un tira e molla vai fuori dai coglioni e basta. Io cosa ci vedo in tutta ora? C'è la stessa cosa presumibilmente potrebbe accadere per Bernardeschi. Sapete cosa penso io di tutta questa manfrina? Io ci vedo un consolidamento della squadra, un volere eliminare i Cavalier Tentenna, i giocatori sotto esame. Per me si vuole
pigliare una determinata piega, ricominciare da zero, non lo so. Certo è che questa sarà una partita, una giornata dove davvero il Milan potrebbe prendere il volo. Mi sa che c'è Milan-Lazio, se non sbaglio, o no? No, Milan-Lazio no, giocherò all'andata, no. Questa è una giornata dove davvero il Milan può prendere il volo. Certo che se il Milan non riesce a staccarsi in queste occasioni... Boh. Ma per il resto è una partita sciapa. Cioè l'anno scorso paradossalmente loro avevano già vinto il campionato e ce lo volevano mettere al culo per il discorso della Champions League. Cioè l'anno scorso paradossalmente c'erano molte più motivazioni. Quest'anno non lo so, vedo proprio una partita sciapa. Non è come gli altri anni. Anche perché è come se si fosse alla fine di un ciclo, non necessariamente quello vincente dell'Inter, ma è come se si fosse alla fine di un ciclo del calcio italiano. Juve, Milan, che comunque attuano in pratica la stessa politica. L'Inter che da qualche anno punta sugli italiani. A Napoli va via Insigne. Secondo me da giugno parte un'altra era del calcio italiano, ma non lo so. Ecco perché questa è una partita un po' sciapa. Sì, ci sarà lo scudetto in palio, non certo per la Juve. Potremmo essere determinanti ai fini dello scudetto, però... Non so cosa ne pensate voi. Io il mio pronostico l'ho fatto. È X2. Poi fate voi. Iscrivetevi al canale.